Ne ho abbastanza di parole non italiane. Direi in una vicenda tipica triestina. Ogni gruppo etnico di Trieste, dal Settecento in poi, voleva in qualche maniera rappresentarsi in città con un edificio imponente. E quindi questa disgrazia di vederlo bruciato, io mi ricordo che era praticamente come la fine del mondo, una specie di razza inferiore che deve essere assimilata alla nostra di civiltà. Il partito fascista vede in loro una massa di manovra che può utilizzare, per cui molti di questi finiranno a far parte delle squadre fasciste, che peraltro dà loro anche la possibilità per ogni azione di essere pagati. Devo ricordarvi la situazione politica a Trieste in quel momento? L'unico partito rimasto in piedi nella Venezia Giulia dopo la conclusione della Grande Guerra era quello socialista. Ora state mascherando totalmente la realtà. Una testimonianza sostiene che si trattava di un'orda di invasati urlanti e sbraitanti, con le bave alla bocca. A quanto pare riuscite a fare una buona sintesi, caro Foca. Desidero ricordarvi chi sono. Lei è Francesco Giunta.